Onorevole Assenza, la conferenza stampa di oggi che è servita a dare indicazioni sul nuovo assetto del partito in provincia di Ragusa ha dato anche delle notizie sul futuro elettorale, insomma, parlando di provinciali, europee. Ma cosa ci può dire da insomma, capogruppo di Fratelli d'Italia all'Assemblea regionale se ci sono delle novità, cosa, dove si sta arrivando per le provinciali, ovviamente, ma quello che ci interessa di più in questo momento? Beh, domani in prima commissione dovrebbe essere il giorno decisivo per l'approvazione del testo, già domani e dopodomani, e quindi poi a settembre-ottobre approdare in aula, per cui sarebbe possibile indire l'elezione per prossima primavera. Noi insistiamo per l'accorpamento, noi come Fratelli d'Italia, per l'accorpamento con l'Europea. Non so se ciò sarà possibile, anche perché tecnicamente vi è una disparità di giorni elettorali, l'Europea una sola, per le provinciali tradizionalmente domenica e lunedì, dovremmo rinunciare al voto a lunedì, comunque questo si deciderà dopo. L'importante è che finalmente si procede all'approvazione della norma che ripristini non solo l'elezione diretta, perché questo è il dato più importante, ma anche la funzionalità dell'ente provincia, che è quella sciagurata riforma nazionale Delrio e Crocetta in Sicilia, avevano di fatto creato il caos nelle province, non abrogandole, ma di fatto rendendole inutilizzabili. Come si porrà il quadro? Evidentemente è ancora prematuro per dirlo. È chiaro che Fratelli d'Italia sarà presente in quelle competizioni elettorali con una lista forte, rappresentativa di tutti i territori della provincia, e si rivendicherà anche la presidenza della provincia. Poi è chiaro che sarà un quadro. Cioè, un ruolo da protagonista di Fratelli d'Italia. Sì, poi evidentemente sarà un tavolo regionale che stabilirà su questo le priorità, ma credo che Fratelli d'Italia in provincia di Ragusa, che ha avuto la percentuale più alta alle elezioni regionali, che ha avuto la percentuale più alta anche alle nazionali rispetto agli altri territori dell'isola, merita una grande considerazione che peraltro il partito già assicura.